sempre sentito questa attrazione verso il disegno come una cosa naturale, ecco. E infatti, vabbè, da piccolo, dopo un po' più grandicello, quando facevo la prima media, mi hanno bocciato, ma ottimo in disegno. Perché insomma lì avevo. Mi ricordo che all'elementare addirittura portai il David di Michelangelo. La maestra mi disse su, perché dice, pensava che la prendevo in giro, perché dice non è possibile che l'hai fatto tu. No. Avrei voluto anche un attimino fare la scuola dell'arte, ma non mi dava l'emancipazione. Volevo questa indipendenza. Gridavo forte questa voglia di indipendenza. Allora diciamo che da giovane sono sempre stato alla ricerca della libertà, di quella libertà che nella società normale si fa fatica a vedere. Ecco, diciamo che lavorando normalmente questi lavori in fabbrica possono anche piacere, ma c'è sempre all'interno questo qualcosa che viene represso, almeno nel mio caso, ripeto, non è una cosa che penso che per molti possa essere anche realizzante. Ma nel mio caso, avendo questa spinta verso l'arte, veniva repressa questa arte. Allora, nell'arco di una decina d'anni ho praticamente fatto un bel po' di lavori, dai pavimenti industriali, alla lavanderia, all'autista, al meccanico, al muratore. Ne ho provate un po' di tutte, al pranoterapeuta, ne ho fatte di tutti. Tutte, ma non era la mia, diciamo, il mio sogno rimaneva e irrealizzato. Ora, diciamo che il periodo in cui ho cominciato a fare la pittura vera e propria, olio su tela, è stato ancora quando ero molto giovane, non, diciamo che giusto nei primi anni di lavoro, ancora minorenne, sono stato attratto proprio dal dipinto. Prima era semplicemente disegno. La mia scuola è stata praticamente i grandi maestri, la riproduzione dei grandi classici, da Tiziano, Raffaello, Jean Constable, la scuola napoletana, Salvatore Rosa, Caravaggio, la riproduzione per quanto possibile fedele delle loro opere. Diciamo che molti sono stati venduti da sopra da un po' di soldi, proprio perché mi servivano soldi per tirare avanti. Diciamo che sono caduto più volte, dove infatti i miei risparmi li investivo in qualche forma di attività, ma poi mi mangiavo fuori tutto e andava a finire male, mi toccava ritornare a fare lavori tipo il manovale o lavori dove c'era da correre un attimino perché dovevo risaldare le finanze. Finché un giorno non mi butto per l'ennesima volta e vado a fare quello che ho sempre desiderato, cioè il pittore. Tanto mi dico, caspita, male che vada, sono in zona turistica, diventerò ai turisti, per un po' insomma, si è riuscito a fare qualcosa giusto da mantenersi, ma con grande difficoltà. Ho fatto mercatini, facevo diversi quadri contemporaneamente per poterne, insomma, visto che insomma si parla di pochi soldi ogni quadro, non si riusciva certo a chiedere 1.000 euro a quadro, quindi dovevi farne più di uno per poter sbarcare il mese, ecco, e sperare di venderlo. Finché un giorno, una volta tornato a fare i lavori, insomma, deluso anche dal tentativo fatto della pittura, che era il mio sogno, praticamente quasi demotivato, perché però ancora stimolato a fare, perché insomma, stimolato a fare, caspita, era una trasferta di lavoro e entro in un'edicola per prendere una rivista, insomma eravamo lì, dormivamo fuori e ho detto prendo una rivista, qualcosa da leggere quando deve passare il tempo dopo il lavoro. E beh, questa rivista di tatuaggi, erano le prime riviste che si vedevano. I miei ricordi col tatuaggio erano legati ai lavori che vedevo di Tattoo Peter e anche i punky di Amsterdam, dei fricchettoni, dei bike, insomma, quelli erano i tatuaggi. Non mi darono quella sensazione che mi avevano dato dal vivo su queste persone, belli, fatti bene. È stato in seguito che questa rivista girata perché è rimasta in giro, l'ho portata a casa. E da lì è partito tutto. A non dormirci la notte, nel senso di avere questo entusiasmo, di stimoli, di voler fare, faccio questo, faccio quest'altro, provo qua, provo là. Diciamo che in quel periodo non avevo nessuna fonte di riferimento, non avevo
nessuno a cui chiedere, e quindi è stata una cosa empirica, è stata una cosa partita proprio da me, con la mia base artistica. Non vi nego che è stato veramente un disastro. Difatti, dopo i primi esperimenti che ho fatto su amici, ho deciso di abbandonare. Praticamente siamo rimasti una notte intera a fare questo tatuaggio bello complesso, perché io, forte della mia arte, ho detto: cacchio, faccio una cosa superlativa, ero già esaltato. E infatti, il tatuaggio era anche bello, è venuto bello, ma praticamente non l'ho battuto alla profondità giusta, con che poi chissà gli anni che calcio ci avevo su, perché giustamente era roba che avevi comprato, un kit, qualche cosa che allora già c'erano, queste formule che trovavano qualche cosa, ma la qualità non mi... Poi io non sapevo neanche da che parte cominciare, era proprio una cosa empirica. Allora, poi in quel tempo lì studi, io non conoscevo studi, cioè non sapevo che c'erano studi, gli amici miei che tatuavano andavano in casa da qualcuno a farsi qualche tatuaggio, ma io tatuaggi che vedevo erano la rosellina da 2 cm, da 3 cm, cioè, non so. Anche la mia cerca, che si tatuavano di più. Quindi ripeto, non... è nato tutto piano piano da solo, nel fare esperimenti, fare ricerca, non dormire la notte, proprio lì in quegli anni là era non dormire la notte, continuare a pensare come poter fare quella sfumatura, la linea fatta in un certo modo, in profondità andare, quanto far andare la macchinetta, era tutta una cosa che è veramente variabili infinite che davano pochissimi risultati. Ma appunto, come vi dicevo, ho mollato, dopo il primo periodo ho mollato, sono tornato a lavorare. Ho sempre lavorato, per quando cominciavo a fare gli esperimenti ho sempre lavorato, non mi ricordo che lavoro facevo, ma lavoravo, così potevo pagare gli affitti, pagare il mangiare, fino a che nel frattempo, insomma, qualcuno l'ho fatto e cominciavano a vedersi dei risultati un po' migliori. Nel frattempo ho conosciuto un amico, un caro amico, che anche lui tatuava, abbiamo cominciato a confrontarci, lui sapeva delle cose dal punto di vista tecnico, io sapevo dal punto di vista artistico, allora io compensavo lui di quello che era il disegno, la forma artistica, la bellezza artistica, e lui mi dava in cambio, vai a prendere i colori là, mi ha introdotto dove comprare determinate cose, e ho visto una differenza enorme, perché cominciavi a usare i colori che erano colori di un certo tipo che usavano i professionisti. Caspita, la differenza c'era, i tatuaggi che andavo a fare rimanevano belli. E da lì ho preso coraggio, da lì ho detto: cacchio, qua. E arriviamo al momento dell'apertura del negozio. Ho aperto il negozio e da lì è stato tutto un crescendo di convention. Fortunatamente ho vinto dei premi, la gente ha creduto in me, e è andata bene. E grazie al mio fratello che ho potuto aprire, ecco, perché sennò. Io soldi non ne avevo, ero frasato. È venuto in me, ma ha dato una mano, è andata bene. E oggi ancora al mio fianco siamo una bella squadra. Fortunatamente siamo supportati. La fortuna vuole che la prima convention ho preso subito un premio. È stato subito veloce la cosa. Poi hanno visto che facevo i quadri di fase d'autore, quindi tutti i vecchi ci sono interessati a me. Sì, il messaggio che voglio dare è che se uno deve fare un lavoro, qualsiasi cosa che dovete fare, fatelo al meglio, perché io ho sempre cercato di fare così e mi ha dato buoni frutti. Le mazzate nella vita arrivano comunque, ma comunque se ci metti impegno almeno sarai contento tu, e già quello che conta è il piacere, cioè, lo fai con entusiasmo, ti pesa meno, perché se devi fare una cosa di malavoglia sei già scazzato, non ne hai beneficio tu in prima persona. Fare le cose al 100% secondo me è sempre la chiave giusta per poter avere dei risultati convincenti e per avere una chance. Questa grande competizione che è la vita, dove tutti cercano di emergere, perché poi la concorrenza ce l'hai sempre, no? Può essere sana, ma è sempre concorrenza. Quindi sei portato a doverti misurare con l'altro, con gli altri.
questo gioco di competizione, l'entusiasmo aiuta a avere una marcia in più.